Volevo chiederle come procede in questo periodo il suo lavoro, dato che è un'attività in proprio. Sono 2 settimane che il lavoro è diminuito tantissimo, anzi la sera si fa fatica veramente a stare in piedi, ecco, cioè incassi zero, la gente ha paura, anche si vede proprio negli occhi. Guarda, la difficoltà maggiore è far capire ai clienti che noi li facciamo sedere per il loro bene, non perché noi abbiamo voglia di rompergli le scatole. Ed è difficoltoso, la situazione, scusa la parola, è di merda. Male, malissimo perché la gente non viene a mangiare, giustamente perché ha paura. Come procede? Non c'è nessuno, proprio vuoto. Siamo proprio alle estreme, cerchiamo di resistere. Di sicuro il cassetto si è dimezzato drasticamente. La nostra zona è una zona che lavora prettamente sul turismo. Siamo circondati di pressappoco una trentina di alberghi. Se non ci sono turisti, non abbiamo introiti. È un disastro. Siamo a meno 50% in meno, qui in centro è brutto. In maniera molto molto complicata, è calato del 50-60% l'affluenza e noi possiamo contare anche su della clientela abituale che comunque in questo momento resta chiusa in casa, una parte ci assiste. Allora, indubbiamente il calo c'è e l'abbiamo sentito e ne stiamo risentendo tuttora, nonostante oggi sia un sabato. Come sempre è stato lavorativo, ahimè, con questa situazione è peggiorata veramente tanto e sperando che tutto questo passi molto in fretta, anche se la vedo molto dura. Come potete immaginare, credo di non essere l'unica, va male. Il lavoro sta procedendo malissimo perché questa situazione ha penalizzato tutte le attività commerciali, persone, attività commerciali e quant'altro, lo sappiamo, è una realtà che vediamo. La gente ovviamente ha paura, ce n'è sempre di meno. Quindi il lavoro è sceso. Sceso notevolmente. E quindi non ci sono degli aiuti dallo Stato per chi ha un'attività o. No, non c'è niente. Lo Stato ci dice di non chiudere, ma se chiudi è la tua responsabilità. Sì, è calato anche perché comunque le aziende che ci sono intorno sono a casa dei dipendenti, coi bambini i nonni non vengono al bar, è tutta una situazione che stiamo solo aspettando che ci diranno di chiudere. Sicuramente è sceso, di sicuro. Già naturalmente una metropolitana meno affollata, la gente ha un po' più di paura. Per ora è anche una cosa un po' critica perché senza stipendio non si può vivere, quindi si fa veramente fatica, veramente fatica. C'è solo da chiudere e aspettare che tutto ritorni normale. Da fare magari quei 120, 150 coperti, 60, 40, La metà, sì, meno della metà addirittura. metà. Speriamo che ci dia una mano lo Stato, se no non riusciamo a pagare neanche i dipendenti. È a rischio la nostra attività e abbiamo personale in numero di 28 persone e questo ci preoccupa davvero molto. Milano è una grande città, siamo in tanti, ci sono tante attività e soltanto comunque qua in centro vediamo che siamo molto in difficoltà. Netto calo, non voglio esagerare, ma un buon 50%, se non di più. Ok, è vero che c'è un bancone, non bisogna somministrare al bancone, però anche questa è a discrezione delle persone, perché il buon senso ormai lo stiamo utilizzando tutti quanti, perciò le persone entrano uno per volta, manteniamo le debite distanze, però chiaramente lavoro non ce n'è in questo momento, ragazzi. Io l'ho detto subito, questo virus ci danneggerà tantissimo. Però è normale, se cala sempre di più, penso che ci lasci a casa. Perché io non sono la titolare, eh.